Bentornati su Mamma Ammazzo e bentornati nella rubrica Trailer Reaction. Oggi guarderò insieme a voi questo trailer che aspetto da tanto tempo. Sto parlando del sequel del Principe Cercamoglie. Il titolo originale era Coming to America. Il titolo originale di questo secondo film sarà Coming to America. Titolo italiano Il Principe Cerca Figlio, quindi già questi titoli italiani un po' spoiler che ci potrebbero dire un'ipotetica trama, ma andiamo a vedere nel dettaglio il trailer insieme e poi lo commentiamo. Pronti? Via! Ascolta le mie parole prima che me ne vada, figlio mio. Ora tu sarai il re. Ma il trono deve passare a un erede maschio. Achim, sembra che tu abbia un figlio da ritrovare. Prepara il jet reale. Torniamo subito in America. Oh, col cavolo, vostra maestà! Come on! Sexual chocolate. È così bello vedervi. Beh, che mi prenda un colpo. Guarda chi è capitato qui. Sono Punta Kinti e Pua. E poi. E gli amanti sporchi. Nelson Mandela e Whitney. I bambini affamati con le mosche in faccia. Ehi, oh, oh, oh. Non esagerare. Hai passato il limite ora. Non diciamo queste cose sui bambini affamati. Alzati dalla mia poltrona. Politicamente scorretto. Allora, che ci fai di nuovo qui o te a Ruanda? Bene, sì, allora devo dire che effettivamente il trailer parla di questo, ovvero del fatto che il principe cerchi un figlio in America, di nuovo nel Queens. Innanzitutto devo dirvi, sappiamo tutti, a causa della quarantena, questo film non uscirà al cinema, uscirà a marzo su Amazon Prime Video, quindi per chi mi segue possiamo fare una live in diretta sul sito Viola di video party o watch party che dir si voglia, in cui lo vediamo insieme. Potremmo fare così come abbiamo fatto nel primo lockdown, abbiamo visto Il Principe Cerca Moglie 1 su YouTube, potremmo vedere Il Principe Cerca Moglie 2, Il Principe Cerca Figlio, sul sito Viola insieme ancora ai ragazzi con cui l'ho visto l'altra volta, tra cui anche il buon Tias che ha fatto a sua volta una trailer reaction che vi metto qua in descrizione. C'è da dire una cosa, c'è un grande assente che è Tonino Accolla, il doppiaggio italiano di Tonino Accolla per ovvie ragioni. Purtroppo Tonino Accolla ci ha lasciato diverso tempo fa, lo sapete, era anche la voce di Homer Simpson che è stata sostituita da Massimo Lopez. Adesso qui c'è un altro doppiatore che così a orecchio non ho capito bene chi sia, penso sia il doppiatore ufficiale di Eddie Murphy che ha preso il posto di Tonino Accolla appunto nei film. Eddie Murphy riprende il ruolo del principe Hakim, di tutta la combricola che c'è nel barbershop del Queens, insieme ad Arsenio Hall che riprende anche il ruolo sempre del reverendo Brown. Eddie Murphy riprende sempre anche il ruolo di, non Michael Jackson, Randy Watson dei Sexual Chocolate, quindi vedremo tutte le persone, tutti i personaggi che abbiamo visto nel primo film. Vediamo anche che c'è la stessa ragazza, quella che poi è diventata appunto la moglie nel primo film, che c'è ancora nel secondo film. La cosa che io appunto non capisco è come mai, se re e regina, quindi se il principe re ormai Hakim e regina sono a Zamunda, come mai c'è un figlio in America? Quindi può essere che sia semplicemente un figlio che ha deciso di andare in America, come ha fatto Hakim, e che magari ci è rimasto, che magari ha rinunciato per sempre al suo trono, come ha fatto Hakim come stava per fare Hakim alla fine del primo film. Ora riguardiamo un attimo insieme il trailer, perché ho visto che tra i volti storici ci sono anche volti nuovi, come Leslie Jones, che è la comica del Saturday Night Live. Ecco, vediamo un attimo
Ok, sì. È una comica del Saturday Night Live che noi conosciamo per quell'inglorioso reboot sui Ghostbusters, che però comunque lei come comica nulla da dire, semplicemente si è trovata in un film orrendo. Per quanto riguarda altre nuove, come si dice, no, anzi no, non nuove leve, mi sembra di aver visto, non so se Samuel L. Jackson o Wesley Snipes forse, perché Samuel L. Jackson c'era anche nel primo film. Vediamo, ecco, Leslie Jones, Tracy Morgan. Ecco, Teyana Taylor, devo capire se è la sorella. Eccolo qua, no, sì, c'è Wesley Snipes, che non c'era nel primo film, che probabilmente farà una parte nuova. Potrebbe essere un pretendente per, non lo so, magari c'è una figlia e non c'è un figlio, perché da come è partito il trailer, sicuramente la tendenza che c'è in questi anni, probabilmente Hakim cerca un figlio, non lo trova, magari ha già una figlia femmina e sicuramente sarà costretto a far regnare la figlia femmina. Potrebbe darsi che questo personaggio interpretato da Wesley Snipes sia appunto il pretendente alla figlia femmina di Hakim, proprio per quello che stava facendo un ballettino. Potrebbe darsi. Sarebbe stato carino avere sempre Cuba Gooding Jr., che ora è molto famoso, come cliente del barbershop, perché è stato. Era Cuba Gooding Jr. nel primo film, era un giovanissimo Cuba Gooding Jr. e qui sarebbe stato bello rivederlo, dato che ormai è famoso, sempre seduto alla poltrona del barbiere. Però va bene, ci mancherebbe. Sono molto in ansia, è vero che in questo periodo di sequel, reboot fatti 20 anni dopo, non è mai bello come il primo, sicuramente sono un po' preoccupato per il Ghostbusters 3 ufficiale che uscirà. Abbiamo visto tutti i Blues Brothers 2 nel 98, che non è stato assolutamente bello, ma anche per l'assenza di John Belushi, ovviamente. Senza contare tutta quella falsa riga che c'è adesso su, non so, i nuovi film di Star Wars, i tentativi della Disney di rifare i loro film in live action. Però qua io ho più speranze qui che in altri film, perché comunque si tratta di un film comico, c'è tutto il cast originale, la trama è molto leggerina, probabilmente non si riderà come nel primo film. Sicuramente, ma è sempre un piacere vedere che fine hanno fatto i personaggi che tanto amiamo. Quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo film, di questo trailer, se avete dell'hype, se siete in attesa. Se siete in attesa, scrivetemelo nei commenti, così io vi risponderò nei commenti quando faremo la live, così ce lo guardiamo tutti insieme. Ok? Nel frattempo io vi auguro ancora buon Natale. Buon Natale e buon 2021. Speriamo. Arrivederci.